Salve a tutti amici di Amazon, eccoci qua in un velocissimo unboxing, eccolo qui. Che cosa comprende questo unboxing? Ve lo faccio vedere subito. Cosa c'è dentro questo unboxing? Dentro questo unboxing c'è un tappetino per puzzle, ve lo faccio vedere subito. Allora, questo tappeto qua, che è decisamente molto grande, perché appunto mi dicono anche le dimensioni, del puzzle, vedete? 1500 pezzi, 1000 pezzi, e penso sia superiore ai 1500 pezzi, quello che c'è dopo. Ok? Questo è un tappetino che ha lo scopo di preservare lo spazio che andrete a utilizzare per il vostro puzzle qualora non lo finite, diciamo, nel momento in cui lo iniziate a fare, perché giustamente ci vuole tempo e magari non si ha sempre voglia di passare ore, 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 ore. Magari si fa un giorno sì, 2 giorni si salta, poi si riprende e via dicendo. Quindi questo qua serve appunto per cominciare a fare il puzzle all'interno di questo tappeto, che giustamente sarebbe meglio prima che andasse stirato, perché vedo che è tutto un po' stropicciato, ok? Ma penso che una volta che si è steso sul tavolo e tirato un po', si sistema tranquillamente. Lo scopo è quello che una volta che voi avete fatto, diciamo, il puzzle, voi andate piano piano a, diciamo, a rotolarlo in questo modo, così che lui resti all'interno, e quando voi andate a srotolarlo lo trovate comunque abbastanza in ordine, tralasciando qualche piccolo pezzo che magari si è spostato, ma tra mettere tutto nella scatola a caso, avere già un'idea di dove vanno i pezzi, ce ne vuole. Questo qua credo che servano tutti questi colori, credo che servano a bloccare diciamo il telo, ok? Bloccare il telo qua, perché una volta che voi l'avete chiuso, voi con questi bellissimi cosi e andate a chiudere così che automaticamente resta, diciamo, bloccato. Non so se c'era qualche altra. Questo qua è un ulteriore accessorio che serve ancora di più, che serve sempre. Vediamo un po'. In caso voi voleste proprio sigillare il telo con il puzzle all'interno, voi avete questo, non so se riesco ad aprirlo, ok, mi sa che è aperto così, ok, sì, è aperto, quindi voi lo dovete in qualche modo infilare all'interno, se capisco come. Qua no, qua nemmeno, sinceramente non so bene come funzioni questo. Ah, è da infilare nel mezzo, ho capito. Questo qua va gonfiato e va messo nel mezzo del puzzle. Voi dovete farlo su con questo qua nel mezzo, così che automaticamente tutto. Scusatemi. Allora, abbiamo il telo. Aspettate, allora abbiamo il telo. Ok. Poi abbiamo tutti questi cosi qua che servono teoricamente per bloccarlo, se non sbaglio. Almeno credo, non so bene a cosa servono, perché qua comunque mettono anche che ci sono queste fasce qua per bloccarlo. Non chiedetemi a cosa possono servire queste, sinceramente, perché non lo so. Sinceramente non so a cosa possono servire queste, così a primo impatto. Cosa possono servire? Non lo so. Non lo so. Forse magari... Ma no, boh, non lo so. Andrò a scoprirlo. Comunque, diciamo che avete il telo per fare il puzzle, poi dovete andare a gonfiare questo, e quando lo arrotolate, gonfiate questo, andate a rotolare questo nel mezzo del telo verde, così che automaticamente diciamo che il tappeto resta abbastanza rigido, ok? La pompetta per gonfiare appunto il coso bianco, il cuscino bianco, e poi con queste qua le andate a bloccare, ok? Ci sono delle fascette con del velcro che servono a bloccare il tutto.
E questo qua è un'altra copertura dove va inserito e lo potrete riporre da qualche parte. Ecco. Andrò a informarmi per capire cosa servono questi cosi qua, perché sembrerebbero dei boh, sinceramente non so. O magari servono per tenere i pezzi dentro, non lo so. Magari avete, come si può dire, avete racchiuso dei pezzi di un certo colore, di un certo tipo, li mettete qua dentro. E li lasciate infilati dentro al puzzle magari, non saprei dirvi cosa può servire questo, però ecco, questo è tutto quello che c'è all'interno e sicuramente per ottimizzare lo spazio, per non diventare diciamo matti ad avere il puzzle in giro per casa, questo potrebbe essere un ottimo modo per appunto avere il puzzle sempre pronto quando si ha voglia di completarlo. Questo è tutto. Vi lascio qui sotto una recensione scritta.